benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi sono qua per una nuova pagliacciata. Da quando il mio canale è diventato praticamente la versione online di Real Time, non ne ho idea. Comunque qua ho un kit di maschere Glam Glow, ma sono un pochino particolari, perché queste praticamente te le dipingi in faccia. C'è tanto di vassoietto da pittore, quindi mi sentirò un po' Leonardo da Vinci. Questo kit me lo sono comprato. Quelli di Glam Glow, nonostante tutti quanti i video che io ho fatto con le loro maschere, non mi amano, anzi penso proprio che mi odino. Però vabbè, chi se frega, sapete quanta gente che mi odia. L'ho pagato circa 80 euro, e dentro tu ti trovi 7 mascherelle più il vassoietto, un pennellazzo e degli stencil per creare delle golose e curiose decorazioni. Poi ti dicono che hai la Gravity Mud e la Gravity Mud con i glitter. Se vi ricordate, io ho fatto un video dove provo una maschera di Glam Glow che era la Gravity Mud con i glitter, e il mio responso era che era perfettamente inutile quanto instagrammabile. Perché quindi vi chiederete l'ho comprata? Beh, secondo voi? Perché nonostante siano inutili mi fanno un sacco ridere. E poi comunque, cioè, vuoi mettere di dipingerti la faccia con le mascherelle? Ma chi te lo fa fare? Boh, non ne idea. E poi mi sembrava così curioso, e poi la scatolella era così olografica. Questa particolarmente ha la funzione di rilassarmi e di divertirmi, e se un prodotto riesce a divertirmi ha fatto il suo compito. Bla 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 bla. E poi così è tanto un po' pur parler, pur fare il video. Vedete che sto studiando francese? Allora, si chiama Glam Glow, The Art of Glowing Skin Paint the Town Set, che tradotto in italiano vuol dire l'arte della pelle luminosa. Dipingi la città. Con città intendono la mia faccia forse? Stanno forse insinuando che io sia talmente tanto grasso da essere una città? Stanno insinuando bene. Dentro ci sono un sacco di colorelli e secondo me si potrà fare delle faville. Io vorrei creare una costruzione, vorrei fare proprio una bella città. Se vi chiedete se so dipingere, la risposta è no. Ah! Oddio, c'è un cimice che sta girando qua in alto. Vattene via, bestia di Satana. Presto. È morto. L'ho colpito con questo, raga! Allora serve qualcosa, 80 euro, ben spesi! Bene, bene! E non vedo l'ora di vedere cosa verrà fuori. Anche perché poi questa maschera qua è peel off, quindi basta fare così, peel off, e ti viene via tutta quanta la tua decoration. Quindi, volendo, tu ti puoi conservare la tua opera d'arte che ti sei appena spennellato nella faccetta. Secondo me la cosa migliore è mettere nella tavolozza ogni colore e poi a quel punto spennellare la decorazione. Oh, ma che bello, è proprio come un tubettello di tempera. Tu scolotta, guarda se ti piace, guarda se ti piace. Non ho capito, dimmi il tuo segreto, dimmi il tuo segreto di bellezza. La bava. Allora, questa è la mia tavolozza di colori. Quello che mi piace di più è l'oro, secondo me. Quello lì regala veramente emozioni, tanto che ha voluto per forza contaminare il black. Ok, allora mi applico gli stencil e me ne piazzo uno qui e via. E olà. Bello, proprio un messo dritte. E nel caso non fosse chiaro il messaggio, pure uno nella fronte. E tiè. E via. E olà. Secondo me adesso la cosa migliore sarebbe fare le stelle, lasciarle un attimo seccare, tirare via e poi procedere con il resto della decoration. Sono proprio sgamato, sono troppo intelligente! Pulisco il pennello in una tecnica veramente molto intelligente, cioè mettendomela nella mano, e prendo un po' di oro. È molto rilassante, loro la chiamano firming treatment. Ovviamente, come ogni prodotto, l'opinione è personale, quindi può essere che a me non faccia niente, magari a voi faccia delle robe favolose. Fatemelo sapere nei commenti se l'avete mai provata. Io prenderei un po' di oro così e me lo passerei nel centro del naso. Perché dite voi? E io vi rispondo, perché no. Se vi state chiedendo cos'è che sto facendo, la risposta è che non ne ho idea. Oddio, sembro Zorro sotto acidi adesso. No, che strano profumo di banana quell'oro. Ma perché? Forse perché è giallo. Ok, ok, ho capito cosa voglio fare. Una carne balata. Secondo me la cosa migliore è unire le varie zone, perché sennò rischio che quando la tolgo venga via a pezzi. Io invece voglio che venga via tutto quanto insieme, perché voglio conservare la mia prestigiosissima opera d'arte.
Ma che cagata che sto facendo. Ok, adesso prendo un po' il bluello e continuo con la zona del naso, perché vorrei fare tipo qua i lati. E la madonna, ma sono proprio un artistino. Sapete cosa mi piace comunque? Che nonostante il pennello sia sporco da altri prodotti, comunque sono talmente tanto dense ste maschere che tu vedi solamente il colore che prendi nuovo. Se vi state chiedendo se ho una qualche logica mentre sto facendo questo, la risposta è ovviamente no. Comunque io adoro il periodo di Natale, perché è il periodo dove tutti quanti i brand cominciano a fare le peggio cose, le cose più oscene, e io le provo in telecamera. Va, se non sembra una cosa un po' maori. Mi sto un po' spaventando di quello che sto facendo, perché sembro un brutto alieno. Questo argentello, secondo me l'argentello lo possiamo usare per fare dei dettagli. Tipo, ecco esattamente quello che intendevo. Che schifo. Raga, ci credete che non ho la minima idea di cosa sto facendo? Però chi se ne importa, è così divertente. Mi sembra quasi un look futuristico di qualche alieno. Oppure semplicemente un pirla che si sta dipingendo con delle maschere. Ok, alla fine ho fatto questa cacata. Vorrei vedere se togliendo questo faccio il casino finale, perché mi sto un po' stufando e vorrei continuare con le zone. Obelix! Ma è Obelix, raga! Topissimo! Quindi potevo toglierlo subito sta roba. Ok, diciamo che in realtà avrei dovuto togliere immediatamente gli stencil, perché seccandosi si staccano i pezzi. Ma chi se ne importa e chi se ne importina, noi correggiamo tutto quanto. Vi giuro, raga, mi sono appena guardato bene bene davanti alla telecamera e solo adesso noto il disagio. Sembra che ho una brutta malattia. Prendo un po' di nero e correggo la stellina. Voi volete dirmi che questo qua è il processo di restauro? Sono diventato un artista a tutti gli effetti. Che schifezza. E con questo vado qui e cerco di stare intorno alla stellina, che secondo me riuscirò. Vabbè, vaffanculo, anche te stella del cazzo. Ok, se n'è andata la stella, sarà una surprise per quando la toglieremo. Ma sì, va a quel paese, tiè. Non ho ancora usato questo glitter rosellello e secondo me lo potremmo usare qua nel contornello. Sapete cosa vi dico? Secondo me l'arte va lasciata a se stessa. Questa è la mia opera. Se vi piace, mi fa piacere. Se non vi piace, provate a fare meglio se siete capaci. Raga, mi dispiace, ma da oggi in poi dovete chiamarmi Leonardo da Vinci. Ci vogliono dai 20 e 30 minuti, dopodiché si toglie tutto quanto. E chi non mi chiama Leonardo da Vinci non vince niente. Che nome ha quest'opera d'arte? Che direzione dargli? Futuristica? Avanguardia? Entrambi? Probabile. E dargli un nome. Scrivetevi giù nei commenti secondo voi quale sarebbe il nome adatto per quest'opera d'arte. 20 minutes later. E via! E olà! Allora, ragazzi, sono passati circa 35 minuti da quando ho sulla maschera. È bella, bella durella, bella densella. Non riesco tanto a muovere la faccia. Il che non è che cambia tanto dal solito. Però direi che è il momento di procedere. Comunque mi sono guardato allo specchio e non è così male quest'opera d'arte che ho composto. Mi ricorda un po' qualcosa che farebbe, non lo so, qualche artista con nomi strani che provengono dalla Russia. Oh, questo è il momento ASMR. Guardate, raga, ASMR. L'ho rotella, ma non agitiamoci. Non agitiamoci, per favore, non agitiamoci. Sono così agitato, un'opera d'arte che mi sta soffocando, potrebbe rompersi da un momento all'altro. Non era secchinissima. Va, sembra proprio una serpe che si sta spellando. Ok, diciamo che l'intento mio era quello di conservare un'opera d'arte per i posteri e per i figli dei figli che verranno, però non è andata proprio così. E peccato, vorrà dire che al Louvre ci sarà un'opera d'arte in meno. E via. Che vi devo dire, follettine, follettine? Ho toccato un po' di crema qua ancora.
non secca. Comunque io confermo un'altra volta, questa maschera non serve veramente a niente. Cioè, è solo bella, è solo divertente, è solo profumé. In ogni caso, secondo me è un oggetto divertente. Cioè, se lo dovessi regalare a qualcuno, so che si divertirebbe ad utilizzarlo e sarebbe comunque un prodotto alternativo rispetto alle solite cose. Ma in fondo è qui che si fa la moda? Probabilmente no. 80 euro sono tantini, però ci sono un sacco di maschere. Magari lo si può prendere per una festa, divertirsi insieme, che non so, un pigiama party. Secondo me sarebbe divertente per quello. Peccato per la mia opera d'arte, che probabilmente chiameremo l'incompiuta o l'immondizia. In ogni caso, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che devo fare altri. Se vi va, scrivetemi giù nei commenti quale mascherella secondo voi dovrei provare qua nel mio canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, di sabato alle 10:30, tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!